una produzione stabile e un fatturato in aumento del 3%. Sono i dati principali riferiti al primo trimestre 2024 che emergono dal report sulla manifattura a Piacenza, diffuso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia. A soffrire è invece l'artigianato, con produzione e fatturato in calo. Nella caserma di Strada Valnure è stata consegnata una targa al merito a Roberto Porcari, vigile del fuoco in pensione, che all'età di 20 anni prese servizio nei luoghi travolti dall'onda di tracimazione causata dalla frana del Monte Toc nella diga del Vajont. Furono 2.500 i morti, impossibile dimenticare quelle giornate drammatiche, le sue parole. Il Tour de France è motivo di orgoglio per Piacenza. Parole della campionessa Giorgia Bronzini, ospite della trasmissione di Telelibertà Aspettando il Tour. Attimi di commozione per l'intervista del suo primo allenatore, Guglielmo Spingardi. Moussa Gueye, centrale 27enne senegalese con nazionalità sportiva francese, vestirà la maglia di Gasteiz Blue Energy nella prossima stagione. L'accordo con il centrale che vestirà la maglia dei transalpini alle Olimpiadi di Parigi è stato raggiunto nelle scorse settimane. Con il suo arrivo si chiude il reparto dei centrali a disposizione di coach Andrea Anastasi. Queste e tutte le altre notizie in tempo reale sul nostro sito liberta.it.